Che ne pensate delle mostre experience? Vi piacciono? Le andate a vedere? In giro sento sempre pareri molto discordanti a proposito di questo genere di spettacolo. Ci sono quelli che gli piacciono da matti ed escono entusiasti, pieni di wow, yeah, e quelli che invece proprio le abborrono totalmente. Io personalmente rimango sempre un po' nel mezzo, perché il risultato di questo genere di mostre dipende in realtà da tutta una serie di fattori, dalla location, oltre ovviamente al progetto fa tanto anche la location, il tipo di tecnologia usata, l'allestimento, insomma tutta una serie di elementi che mixati creano il successo o la riuscita di questo genere di evento. Sono andato qualche giorno fa a vedere Klimt Experience a Napoli, in una location spettacolare che è la Basilica dello Spirito Santo. È una chiesa che è rimasta chiusa per 30 anni e che ha inaugurato il suo percorso espositivo l'anno scorso con i Guerrieri di Terracotta. Non l'avevo mai vista dentro, mi ricordo che nell'immaginario collettivo del napoletano di qualche generazione fa questa chiesa dava il nome a tutta la zona. Mio nonno, quando uscivamo e andavamo da quelle parti dove si incrociano via Toledo, che lui chiamava ancora via Roma, e la salita di Monte Oliveto, diceva andiamo allo Spirito Santo. Vabbè, altri tempi e un'altra Napoli. Ma torniamo all'experience. In questo caso la location incide tantissimo. La basilica ha questa navata di 80 metri, bianca, altissima. Considerate che l'altezza del totale della basilica arriva a raggiungere gli 80 metri. Insomma, un posto incredibile che qualsiasi cosa ci metti dentro è fantastica. Ma la mostra in sé com'è? Dipende da che cosa ti aspetti. Se conosci un po' questo genere, che so, hai visto altre mostre tipo Van Gogh Live, Modigliani Experience, allora arrivi con l'anima in pace, ti godi lo spettacolo e magari ti piace pure. Per chi invece è un purista e cerca opere d'arte ed è abituato ad avere quel rapporto di tipo contemplativo e basta, allora queste mostre sono altamente sconsigliate. Solitamente questo tipo di persone rimangono deluse e se ne vanno bestemmiando dicendo che la mostra fa schifo. Il problema secondo me sta proprio nella definizione. Questa non è una mostra, non ti puoi aspettare di trovare delle opere, è un'esperienza, come dice lo stesso titolo, Klimt Experience. Per quanto mi riguarda, lo sapete, io sono un sostenitore da sempre della tecnologia applicata all'arte e alla cultura come mezzo per arrivare di più e a più persone, anche a quelle non particolarmente ferrate dal punto di vista della formazione. Però forse l'asticella andrebbe alzata ancora un po', ancora la regia è un po' così fine a se stessa, abbastanza basic, non c'è una narrazione comprensibile a tutti. È troppo più una cosa emozionale che culturale. Magari io mi vado a fare l'esperienza Klimt, ma oltre a uscire pieno di wow e di yeah, vorrei ricordarmi qualcosa di più su quest'uomo, vorrei aver capito un po' di più del contesto storico, vorrei aver imparato qualcosa di più. Cosa che questo spesso non succede. Vero è che spesso e volentieri non succede neanche nelle mostre tradizionali, ma è proprio questo il punto. Il fatto è che la tecnologia ci permetterebbe di raccontare meglio, perché non avendo il vincolo delle opere incorniciate e intoccabili, ci darebbe la possibilità di fare quello che vogliamo, come lo vogliamo. E allora tanto varrebbe osare un po' di più. Ad esempio, il contributo didattico dell'area prima della mostra è veramente un po' scarno e anche un po' in contrasto con tutto il digitale che troviamo dall'altra parte. Forse meglio sarebbero stati dei monitor touch dove le persone avrebbero potuto approfondire in maniera un po' più interattiva la vita di Klimt o tutto il contesto storico. Poi c'è la sala degli specchi, carina, ma quella l'abbiamo vista un po' dappertutto, anche a Milano nella mostra di Modigliani, ma del resto i produttori sono sempre gli stessi. Ci sono gli Oculus VR, sempre carini, e se non li avete mai provati ne vale la pena di farsi un giro e di vedere un po' di Klimt in 3D. Insomma, non lo so, una bella esperienza, ma si poteva fare di più. Vale sicuramente comunque la pena di essere vista, perché il contesto della basilica valorizza notevolmente le proiezioni e rende davvero tutto molto più emozionante. E voi cosa ne pensate delle mostre experience? Vi emozionano o vorreste qualcosa di più? Come vorreste che fosse una mostra per essere davvero experience?